Ok, vediamo come sostituire una catena che si è rotta con l'utilizzo della falsamaglia. Allora, vediamo intanto la situazione che normalmente troviamo quando, appunto in caso di rottura. Allora, tutte le catene sono composte da maglia interna e maglia esterna. In questo caso vediamo la maglia esterna si è rotta. Io devo eliminare la maglia rotta in maniera da trovarmi con maglia interna da un lato e maglia interna anche dall'altro lato. Quindi utilizzerò lo smagliacatene. Ecco qua. Faccio uscire completamente il perno perché non mi serve assolutamente riutilizzarlo. Ecco qua. Questa è un'operazione molto semplice, anche se avete uno smagliacatene più piccolo sarà leggermente più faticoso, ma è molto semplice da usare. Devo trovarmi in questa situazione, quindi maglia interna da un lato e maglia interna anche dall'altro lato. A questo punto passo la catena, quindi cominciamo da qua. Io mi aiuto con questo ferro giusto per fare prima, si passa tranquillamente a mano. Ecco qua. Qui bisogna fare attenzione a fargli fare bene tutto il giro correttamente, in particolare in questo punto. Ora andiamo a vederlo magari un po' più da vicino. In questo punto è facile sbagliare facendo passare la catena all'esterno, invece la catena deve passare all'interno. E quando passa non deve grattare da nessuna parte, non deve fare rumore né toccare in giro. A questo punto sono pronto a usare la falsa maglia. Questa è una falsa maglia per catene a 9 velocità. Ecco qua. Inserisco metà falsa maglia da un lato e metà dall'altra parte nel lato opposto. A questo punto posso vedere ci sono, diciamo, due fori, uno più grande che mi servirà per l'inserimento e quello più piccolo dove poi faremo scattare in sede la falsa maglia. Quindi inserisco e tirando vedo che passo al secondo foro, quello più piccolo. In questo momento vedo che tutto si muove bene. A posto, finito.